Lucas Senoner, un applauso! Benvenuto Lucas, ciao, siediti pure. E allora signori, parliamo di sci estremo, sci freeride con il campione Lucas Senoner. Preparatevi, sedetevi comodi sulla poltrona perché ci saranno delle grandi immagini spettacolari, ma prima come al solito faccio presentare ai telespettatori Lucas proprio da solo. Vai Lucas. Buonasera a tutti, sono Lucas Senoner, vengo dalla Val Gardena, ho 23 anni, faccio il maestro di sci, sempre in Val Gardena, alla scuola di sci e snowboard di Ortisei. Scio perché la mia filosofia della vita e cercherò di tenerla avanti così. E se non potrei sciare, non saprei cosa fare. E allora, Lucas, sei sponsorizzato niente meno che da Salomon. E saluto tutti i signori della Salomon in ascolto. Com'è stato l'incontro con il tuo sponsor? Era tipo 4 anni fa, eravamo a una festa su nelle Dolomiti. Eravamo io e il mio collega, sempre il solito Patrick, abbiamo costruito un salto fuori pista, abbiamo saltato tranquilli, dopo un po' vediamo due tipi sotto che ci guardavano, ma per un'ora, dopo un po' abbiamo detto ma quelli là sono forse l'ordine che ci vorrebbero dire che non possiamo, tanto per cambiare o così. Dopo un tratto uno ci fa venite giù, c'era Augusto Prati e Tommy Luzzana, responsabili di Salomon Italia, e ci hanno chiesto chi siamo e cosa stiamo facendo, e dopo un po' hanno detto chi sono loro e poi hanno detto... Abbiamo messo il marchio. Sì, okay. Tampato. Primi 40 e poi a seguire fino alla finalissima. Mm-hmm. Esattamente. È più adrenalina quando scendi da solo oppure quando devi combattere, tra virgolette, comunque con altri concorrenti? A me personalmente mi piace più la discesa singola con la giuria, perché se c'hai altri concorrenti vicino è molto stressante quella cosa là, perché se parti uno ti viene addosso, l'altro ti viene addosso, l'altro ti taglia, come si vede qua, cioè anche in questa fase qua della gara, diciamo, si deve essere la partenza, ci deve prime cadute e qua la discesa inizia ora.